One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. L'Italia è un paese meraviglioso, meraviglioso perché ci sono una marea di volontari che aiutano tutti. In questo caso, evviva Christian House, evviva voi, evviva Una Pizza per Amore, che sicuramente vi unirà tutti quanti insieme e vi darà un po' di calore, un po' di dolcezza e anche, perché no, un po' di buon gusto. Un mio vecchio maestro, il grandissimo Vincenzo Muccioli, mi diceva: la solidarietà non si predica ma si pratica, e si può praticare in tanti modi, con un abbraccio, con l'accoglienza, con l'affetto, con il sorriso, con la musica che abbatte tutte le barriere, la musica che abbatte tutti i confini, che integra, e anche con il cibo, ma soprattutto con il calore di noi napoletani. Una pizza per amore, un modo per abbracciare questi nostri fratelli meno fortunati di noi. Ciao. Ciao a tutti, da buon napoletano so il valore della pizza. E quindi ringrazio Christian House per quest'opera benefica che fa con questi ragazzi che hanno difficoltà. E poi, come si dice, davanti a una pizza siamo tutti molto più buoni. La beneficenza è importante, quindi ringrazio io voi per il lavoro e per quello che fate per questi ragazzi. Un abbraccio forte e poi vengo a assaggiare pure io insieme a voi questa pizza insieme ai ragazzi appena avrò modo. L'evento Una Pizza per Amore, promosso da Christian House, si pone l'obiettivo della promozione dell'integrazione degli immigrati. Sono ragazzi scappati dalla fame, ma sicuramente anche dalla mancanza di amore. Quindi i volontari di Christian House, con questo gesto di offrire una pizza, voglio soltanto dirgli e fargli capire che noi li amiamo, che tutti si possono amare. E quindi con il cuore io dico buona pizza a tutti. Una pizza per amore, un'iniziativa che io sostengo sempre. Una pizza per amore vuol dire solidarietà, vuol dire disponibilità, vuol dire accoglienza, vuol dire anche umanità. Insomma, come si mi ha fatto lui da queste parti. Grandi! Quante cose si fanno per amore? Ma una pizza, che è già di per sé un atto d'amore, fatta per amore delle persone, è il massimo. Per cui io saluto tutti i volontari di Christian House e tutti quei giovani che con amore serviranno la pizza a tutte queste persone in difficoltà e a tutte queste persone che con amore mangeranno la pizza. Ciao, con amore.